Quali sono i fattori di rischio, di danno per la salute per i migranti? Beh, all'interno dei centri di accoglienza abbiamo riscontrato durante la nostra ricerca sicuramente la lunga permanenza degli ospiti all'interno del centro, cosa che ovviamente potrebbe essere facilitata da un più rapido riconoscimento degli status. E sicuramente un altro punto di osservazione necessario è poter attivare le pratiche di promozione della salute e quindi non rivolgersi alla persona migrante o comunque che è appena arrivata in Italia solo in stato di emergenza. Questo consentirebbe ovviamente un'accoglienza reale sulla tutela dei diritti e diritti della salute in particolar modo e la possibilità magari di ridurre quel grado di disagio psicologico che possono incontrare nella permanenza nel centro, che spesso è corredata ovviamente dai famosissimi stress dei viaggi, dalle difficoltà che i viaggi hanno nel momento in cui li affrontano, la tipologia di viaggio che viene effettuato, ma soprattutto le aree dalle quali provengono. Spesso queste aree, come ben sappiamo, sono aree dove ci sono delle guerre. E non è solamente, non sono delle immagini televisive, le guerre producono morti e lesioni visibili e invisibili negli uomini. Talvolta, purtroppo non così di rado, le persone sono soggette a traumi importanti, tra cui le torture. Quindi che pensiamo che tutto questo debba essere contrastato nei paesi di origine, ovviamente per quanto possibile anche utopisticamente ridurre le guerre, ma sicuramente cercare di offrire loro un'accoglienza in quanto esseri umani. Ecco, uno dei problemi è l'inserimento. Quanto può essere importante fare, formazione e informazione per i migranti? Beh, sicuramente un lato importante da affrontare è quello che ci possa essere una reale tutela e formazione. Quindi penso che questi due principi vadano di pari passo, ovvero tutela dei migranti e in qualche maniera anche degli operatori sanitari, perché non, certo non vengono aggredita nessuna mancata riconoscimento, ma sicuramente offrire loro gli strumenti funzionali può diventare un elemento di rinforzo sia per la pratica sanitaria che per la gestione della relazione tra la persona che accolgono e che visitano o con la quale entrano in relazione e la possibilità di esercitare adeguatamente la loro funzione di tipo sanitario. In questo senso mi rivolgo sia a quello che è la gestione del sistema sanitario da parte di punto di vista dei medici, ma anche degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, e quindi figure che interagiscono a pieno registro all'interno di quelli che sono gli ambiti in cui si incontra il paziente straniero e dall'altra parte anche formare alla conoscenza il paziente straniero su quali possono essere le strutture sanitarie, i punti importanti di riferimento per la tutela della loro salute, dove vengono riconosciuti più facilmente identificate con più facilità alcune patologie. Adesso penso alle patologie dermatologiche nella fattispecie per il paziente proveniente dalle aree subsahariane del pianeta, quindi vuol dire una pelle molto scura, più facilmente riconoscibile alcune cose, alcune patologie piuttosto che altre.